Livio Lozzi, organizzatore di questo evento, il vostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è cominciare da Napoli per portare in giro per l'Italia questo evento che parla di legalità e del rispetto delle regole dello sport e solidarietà. A chi andrà l'incasso? L'incasso è tutta una serie di associazioni del volontariato di Napoli e provincia e una buona parte anche per la ricostruzione delle scuole nelle zone terremotate. Perfetto, secondo me. Assessore Borriello, lo stadio San Paolo usato per un grande evento di beneficenza, questa è una grande destinazione d'uso? Assolutamente sì, e siamo, come dire, in quel tempo in cui noi utilizziamo lo stadio per promuovere alla città iniziative straordinarie come questa è una bellissima cosa. La partita del sole, insomma, ha tanti risvolti sociali, di legalità, c'è la nazionale dei magistrati, gli attori, ex calciatori, un bellissimo messaggio con le scuole, ci saranno tantissimi bambini presenti, diamo, come dire, un'idea diversa dello stadio San Paolo, uno stadio accogliente, fatto di tanti bambini, dove ci saranno tante persone che vorranno portare una testimonianza di sport e di legalità. Lei gioca? No, sarò presente a Bordocampo e avrò grandissimo piacere di abbracciare tante persone che con la loro faccia ci mettono, insomma, tanto entusiasmo per un'iniziativa bella come questa. Ripeto, la legalità credo che sia probabilmente una delle esperienze più belle da portare e soprattutto da regalare ai bambini. Perfetto. Legalità ma anche beneficenza in un grande evento al centro dello Stato San Paolo che vede i magistrati in prima linea anche in questo. Sì, è da un po' di anni che i magistrati si impegnano anche in questi eventi che sono sicuramente di ampio respiro. La società civile deve essere rappresentata da tutti e tutti quanti devono contribuire in qualche modo anche nel piccolo a fare in modo che la società riesca ad acquisire quei valori che sono un po' ormai decaduti nel tempo e si riesca a migliorare le condizioni di questa città e del paese di pari passo a quello che accade anche negli altri paesi europei. Senza dare grandi anticipazioni, chi sono i fuoriclasse della vostra formazione? Non dico nelle aule, ma in campo. Di fuoriclasse credo che in questo ambito ce ne siano pochi. Ci sono molti magistrati che hanno anche in passato giocato a calcio, c'è Luca Palamara, ci sono Francesco Cascini, ma insomma siamo più bravi forse a fare i magistrati. Grazie. Chi dei due personaggi giocherà e che ruolo avrà? Ovviamente per l'evento nessuno dei miei personaggi che avete già visto, farò un'imitazione tutta nuova che è quella di Cristiano Ronaldo, che per l'occorrenza, voglio dire, colpi di classe, dribbling a go-go. Quindi lo spettacolo nello spettacolo, tutto per la beneficenza. Ovviamente se scendiamo in campo così numerosi e così partecipi, innanzitutto che ci fa piacere giocare a San Paolo, lo voglio dire, perché poi ci però... Ovviamente ancora di più, per, a parte gli scherzi, per lo scopo nobile che abbiamo sposato tutti. Quando si tratta di solidarietà, voglio dire, si è sempre in prima linea, almeno per quanto mi riguarda. L'UNICEF è particolarmente soddisfatta di quello che sta avvenendo e avverrà a Napoli, che già una volta, anni fa, fu nominata dall'UNICEF capitale morale della solidarietà italiana per la risposta entusiastica e generosa dei napoletani e dei campani. Oggi noi avremo una partita in cui la solidarietà è a 360 gradi, perché si pensa ai terremotati, si pensa ai bambini dell'UNICEF, si pensa a tanti altri organismi di volontariato. Questa è solidarietà, è fratellanza e civiltà dell'amore. Grazie per i venuti, ringrazio i colleghi della carta stampata, delle TV e di questo evento che è la partita del sole. Qui con noi come personaggio poliedrico a questo evento. Sarà prevista per una di queste importanti manifestazioni. Data la giornata e vi auguro una buona giornata, grazie di essere qui. Di questa mattina, perché la cosa importante è la partita del 30 maggio, l'evento inizia alle 9.30. La professoressa Margherita Ginciacci, la presidentessa dell'Unione Nazionale di Magistrati, Francesco Cicchella, che mi ha detto lui che ha avuto questa idea. Non abbiamo un radio, quindi passo ognuno di voi. Sarà l'assessore Borriello, magistrato che rappresenta la, e per quanto riguarda Cicchella fa parte della Nazionale Attore, quindi di questa grande, di questo grande marchio che
Voglio precisare che è nato Ciro Borriello, parlando così nel suo ufficio, dico vorremmo fare un evento. Lì ha cominciato a prendere corpo questa manifestazione. Verso il pallone questo tema importante che è la legalità di Napoli e anche dell'intera regione, perché diventerà itinerante su tutta Italia, quindi abbiamo dell'Italia e il centro-sud, e da qui portare avanti a fine delle lezioni dell'anno scolastico. Siamo già a buon punto, non voglio dare per scaramanzia ancora un dato, tutte 90 le persone che scenderanno in campo, non so, visto anche i tempi limitati, essendo un triangolare, vuole di ritornare nei propri istituti, soprattutto per far capire ai loro figli in Europa e nel mondo. Non mi vorrei dilungare, il conduttore così penserà a lui, a chi dare. La presenza dell'assessore è una persona oltre che squisita ma anche di grande elasticità. Io vorrei, sarà il personaggio che mi terrà in campo e lo invito a dirlo a tutti quanti, però vorrei, nella squadra dei calciatori Resto Italia ci sarà Emiliano Mondonico, alta in campo dei due personaggi, o meglio ci sarà un personaggio nuovo. Mi ha detto Livio, io voglio dire che sono l'uno, mi dà già il diritto di giocare tutta la partita, gli altri 90 poi faranno a parte. Seriamente io farò vedere la mia animazione, quindi tiri a giro, tutto il mio bagaglio tecnico sarà messo a disposizione. Perché Careca sta arrivando dal Brasile e dice che deve dialogare con Cristiano Ronaldo. Vabbè. Dire un'altra cosa, Francesco mi ha detto anche un'altra cosa molto bella, io gioco per tanti motivi, per la solita. Una duplice emozione, perché voglio dire, fa parte un po' del sogno di tutti, il sogno alternativo a quello che poi facciamo realmente nella vita, almeno per un giorno nello stadio della propria città, per l'emozione che coinvolgerà tutti quanti. Allora, se stanno aggiungendo, io ringraziando Francesco, scherzando, dai, Giordano, c'è Quagliarella che giocherà con te. Scherzo, allenati. Spagnerei, non so se voi volete. No, la verità è che non è ancora. Anima, voce di questo grande evento, magari dopo porta avanti il messaggio dell'UNICEF, e prima mi ha ricordato che Napoli.